La memoria della maggior parte degli uomini è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onore i morti che essi hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. La vita è atroce, lo sappiamo. Ma proprio perché mi aspetto tanto poco dalla condizione umana, i periodi di felicità, i progressi parziali, gli sforzi di ripresa e di continuità mi sembrano altrettanti prodigi che compensano quasi la massa immensa dei mali, degli insuccessi, dell'incuria e dell'errore. Sopravverranno le catastrofi e le rovine, trionferà il caos, ma di tanto in tanto verrà anche l'ordine. La pace si instaurerà di nuovo tra le guerre. Le parole umanità, libertà, giustizia ritroveranno qua e là il senso che noi abbiamo tentato di infondervi. Non tutti i nostri libri periranno. Si restaureranno le nostre statue infrante, altre cupole, altri frontoni sorgeranno dai nostri frontoni, dalle nostre cupole. Vi saranno uomini che penseranno, lavoreranno e sentiranno come noi. Oso contare su questi continuatori che seguiranno, ad intervalli irregolari, lungo i secoli, su questa immortalità intermittente. Se i barbari si impadroniranno mai dell'impero del mondo, saranno costretti ad adottare molti dei nostri metodi e finiranno per rassomigliarci. Accetto con calma le vicissitudini di Roma eterna. Mi rallegro che il male m'abbia lasciato la lucidità sino all'ultimo, di non aver dovuto subire la prova dell'estrema vecchiezza, di non essere destinato a conoscere quell'indurimento, quella rigidità, quella inerzia, quell'atroce assenza di desiderio. Il mio mausoleo sarà terminato presso a poco in tempo per deporvi le mie ceneri ancor tiepide. Il piccolo gruppo degli intimi si stringe al mio capezzale. Cabria mi fa pena. Le lacrime mal si addicono alle rughe dei vecchi. Il bel volto di Celere è, come sempre, singolarmente calmo. È intento a curarmi senza lasciar trapelare nulla che potrebbe contribuire all'ansia o alla stanchezza d'un malato. Ma Diotimo singhiozza, la testa affondata nei guanciali. Ho assicurato il suo avvenire. Non ama l'Italia. Potrà realizzare il suo sogno di far ritorno a Gadara e aprirvi con un amico una scuola di eloquenza. Con la mia morte non ha nulla da perdere. E, tuttavia, l'esile spalla si agita convulsamente sotto le pieghe della tunica. Sento sotto le dita queste lacrime deliziose. Fino all'ultimo istante Adriano sarà stato amato d'amore umano. Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo. Ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora. Guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti.